grazie per l'invito. E parlare dopo le nostre colleghe psicologhe è molto difficile, perché loro hanno collocato molto bene la situazione forse dei bambini italiani, ma non quelli moldavi. Noi mamme moldave siamo presenti in Italia, siamo mamme transnazionali e cresciamo i nostri figli a distanza per anni per diversi motivi. Ieri è stata la giornata internazionale del migrante, non abbiamo festeggiato nessuno, non c'è niente da festeggiare quando si discute una sanatoria ormai da mesi e non si approva. Abbiamo migliaia di persone in Italia con passaporto biometrico o in nero che svolgono lavori per le nostre famiglie italiane, iniziando con lavori in casa, babysitter, badanti, golf e altri tipi di lavori, tutto in nero. Questo non gli dà dignità, non gli darà una pensione alla vecchiaia e questo penalizza pure le famiglie italiane. Vorrei partire da questo, da Orfani Bianchi, da dove è iniziata questa frase. Ho conosciuto il scrittore, mi ha incontrato all'università perché ho fatto i studi qua all'Angelicum dai Domenicani e lui è venuto lì, abbiamo parlato per tre giorni, ci siamo incontrati e lui è rimasto molto colpito da questo problema che noi mamme dall'Est Europa abbiamo lasciato i nostri figli là. Come fate voi a stare qua tranquilli quando i vostri figli li avete lasciati lì in Moldova? Soprattutto per arrivare, io cercherò di fare il mio intervento in 20 minuti come è stato detto, però è molto difficile a collocare, a spiegare in 20 minuti ciò che è accaduto, perché noi migranti dalla prima ondata, adesso sta arrivando la quarta ondata dei migranti, siamo arrivati qua da 25-20 anni ed è molto difficile spiegare questo fenomeno e poi collocarlo a Peter Pan e poi a Wendy, perché noi mamme moldavi, io ho letto Sindrome di Wendy, ci collochiamo proprio in questo sindrome, poi dirò due o tre parole su questo. Dicevo, quali sono cause e effetti? Quando è crollata l'Unione Sovietica, noi ci siamo svegliati con le banche crollate, senza lavoro, fabbriche chiuse, dalla campagna non c'era niente, diciamo, la tecnologia come era prima, solkhoz, sovkhoz, e tutto questo ha comportato alla grande depressione di quale si parlava oggi, spopolamento delle campagne, perché abbiamo cominciato a migrare, soprattutto i nostri mariti andavano a Mosca, poi sapendo che il welfare state italiano sta in crisi, noi ci siamo catapultati qua, ci siamo autoexiliati, siamo venuti a offrire alla vecchia Europa il nostro lavoro, facciamo parte di quella catena di cura di quale parla la sociologa Hochschild e in questa catena di cura abbiamo subito sia noi i disagi e le traumi che i nostri figli. Le due psicologhe hanno nominato ciò che io ho studiato all'università e ho scritto la mia tesi, è diventato un libro in Moldova, studiando il fenomeno della migrazione. E le nostre mamme qua subiscono un isolamento sempre perché le sanatorie o i documenti arrivano in ritardo. Io sono pure io una mamma che non ho visto mio figlio perché ho aspettato due anni i documenti. E lì i nostri figli, le stesse parole che hanno detto le studiosi, io ce l'ho scritte qua a casa quando mi sono fatta appunti. Pensavo, ma cosa le dico in 20 minuti? Allora, senso di colpa alla mamma che ha lasciato figlio, senso di colpa ai figli che mamma è andato lì per un futuro migliore. Solitudine lo vive mamma nelle nostre case italiane 24 su 24 essendo libera solo domenica, solitudine lo vive bambino in Moldova essendo segregato dai altri colleghi, tuoi genitori stanno in Italia o dai preti che si aspettano chissà che cosa da questi genitori e dalla società, per loro è molto difficile fare coesione sociale. Mi avete costretto, adesso devo stringere un po', direi che questi bambini sono cresciuti, sono arrivati in Italia, prendo sempre esempio mio. Mio figlio una volta arrivato qua in Italia non l'hanno messo nella stessa classe a fare la terza elementare, ma l'hanno messo un anno indietro dicendo, motivando che lui non sa la lingua. Mio figlio dopo due mesi già parlava, si è trovato in disagio, abbiamo avuto problemi pure
fra di noi, ma tanti bambini che vengono dall'est Europa subiscono questo processo e noi non capiamo perché, perché loro già soffrono, perché hanno rotto le amicizie, bambini vengono presi dalla Moldova e catapultati in questa società, in una scuola nuova, amici nuovi, a volte lasciano loro amore lì, con ricongiungimenti familiari quando si fanno. Quando non si fanno, loro rimangono lì e noi siamo genitori a distanza. Cosa vuol dire adesso? Dove sono quei bambini? Perché noi siamo qua da 25-20 anni. Dove sono i nostri figli che li abbiamo lasciati lì? Adesso in Moldova, dopo il crollo della politica moldava, abbiamo oligarchi al potere. Noi immigrati che siamo milioni all'estero, li abbiamo votati credendo in alleanze che hanno fatto pure un partenariato con comunità europee, eravamo felicissimi. Questi stessi nostri deputati, cioè presidenti di partiti, hanno rubato 3 banchi, 1 miliardo, ma si dice 3 miliardi di euro, e noi mamme migranti transnazionali siamo costretti a rimanere qua perché sono stati messi sulle nostre spalle 25 anni di questi soldi, li dobbiamo dare noi indietro. E i nostri figli che sono rimasti lì, noi siamo entrati in un vortice che non riusciamo a uscire più. Li abbiamo dato asilo perché a volte li abbiamo lasciati piccoli. Le abbiamo dato scuola, università, poi da noi c'è una tendenza a sposarsi presto, chiedono matrimonio, bambini, mamma si sente qua in colpa, oh rimango ancora 2 anni e li faccio matrimonio, ah rimango ancora li faccio casa, appartamento, oddio è nato un nipotino, i nostri nipotini li abbiamo cresciuti su Skype, noi siamo mami bancomat, lo facciamo con amore, lo facciamo con abnegazione, lo facciamo come direbbe San Tommaso d'Aquino, somma amore, somma bene, eppure noi che facciamo associazionismo facciamo queste cose, ma i nostri figli adesso c'è una grande tendenza a andarsene dalla Moldova e immaginate questi mamme che non li hanno visto né crescere né educare. Nina piange. Allora loro adesso vanno in America, Canada, e ci sveglieremo alla vecchiaia forse senza pensione perché non abbiamo contributi e senza un approccio dei figli che tu li hai cresciuti, le hai dato tutto, le hai dato amore a distanza perché pure questo è amore, le hai cresciuti per Skype, ma per colpa di quelli che, come diceva qua, registra, di quelli che decidono la nostra solita a volte da su, non... mi sono un po' persa con le lacrime di Nina, mi riprendo. Allora, le nostre mamme subiscono qua un burnout, mi è piaciuto molto ciò che parlavano le nostre psicologhe di genialità. Allora, subiscono un burnout sul posto di lavoro, lì adesso concludo sui orfani bianchi. In Moldova, queste parole sono state usate in Romania per un progetto, in Moldova si parlano di orfani sociali, in Ucraina si parla di left behind, sono stati dei progetti avviati da comunità europea e in mio paese da Ministero di Lavoro per capire perché noi le mamme abbiamo lasciato i nostri figli indietro, cosa succede a loro. È stato fatto un campione su 170.000 bambini, è uscito fuori che in tutta la Moldova 150.000 bambini, eravamo alla popolazione di 3 milioni in quei tempi, vivevano da soli in casa. È uscito fuori che c'erano dei casi come i miei nipotini hanno vissuto da soli per 7 anni con i genitori in Italia e uscivano fuori dei dati tragici. Per questo in Romania questo argomento come sindrome Italia, sindrome dell'abbandono è molto discusso perché c'è un ospedale a Iași, a Socola, dove ci sono 500 donne internate con sindrome d'Italia, ma questo è un tema di un altro congresso ancora più grande. Ma i nostri figli, ciò che a me mi ha colpito in quei anni, io ce l'ho qua dei libri, ho portato, volevo farvi vedere ma non c'è tempo, che le nostre ragazze giovani, soprattutto nelle paesi, nelle zone rurali, si sposavano presto o avevano dei figli. Ci sono dei casi, dei dati concreti, dei dati statistici. Un dato più allarmante che mi ha scioccato, collaboravo con un'associazione a Chisinau, per la vita si chiama, quell'associazione batteva allarme che, guardate, in tutta la Moldova in 5 anni sono stati 600 tentativi di suicidio, 100 e qualcosa bambini si sono suicidati, ma non è detto che la madre
madre stava in Italia. Noi moldavi siamo in tutto il mondo o sono bambini con disabilità lì sul posto, perché i genitori che sono rimasti indietro oppure sono rimasti poveri. Le nostre campagne si sono spopolate perché noi la massa grigia, quelli che lavoriamo, i dati statistici dicono che siamo ormai quasi 2 milioni all'estero. Ieri sono usciti dei dati spaventosi che dicono che i nostri nonni, fra qualche anno non ci sarà colui che lavora e paga la pensione ai nostri vecchi lì in Moldova. E di nuovo è tutto sulla nostra schiena, sulle nostre spalle, sull'associazionismo che si fa in Europa. Io avrei tante cose da dire, volevo soltanto lasciare un pensierino a questi ragazzi che ci stanno filmando, che ci stanno registrando, e ti permetto di scavare dentro il mio zaino e prenderlo, perché per voi. Volevo dire che noi che stiamo all'estero non siamo mamme che abbiamo abbandonato i nostri figli, anzi noi pensiamo, ecco il barattolo di miele, noi pensiamo pure ai nostri paesi, studiando qua, e questo è per ragazzi della cooperativa, studiando qua e vincendo dei progetti sociali in Moldova. Io porto questo esempio ultimo e concludo. Ho vinto un progetto al mio paese di origine dove 1000 bambini studiano al liceo, ho aperto una alveare con api che loro imparano un mestiere, magari domani non migrano, restano lì, e che è un mestiere di salute e di bellezza pure, e che miele può durare centinaia di anni, non va male. E un'altra cosa che abbiamo fatto, abbiamo gemellato, se si può dire, il mio paese di nascita con Certaldo, dove è nato Boccaccio. Così è uscito fuori diverse cene solidari, noi organizziamo diversi incontri, sosteniamo il nostro paese a distanza così come possiamo, non siamo lì presenti. E quella che volevo dire adesso, Peter Pan, i nostri figli non sono Peter Pan, i nostri figli sono maturati troppo in fretta, loro 10-12 anni accendono il fuoco, sanno fare le cose. Siamo noi mamme che siamo diventati, per italiani, e concludo, delle Wendy che c'è nel film Peter Pan. E sapete perché? Perché Wendy è servizievole, è generosa, è pacata, è poco incline alla rabbia, perché la badante non deve piangere davanti alla nonna, perché ha bisogno di lavorare. Poi noi entriamo spesso in empatia, diventando per i figli di questi nonni come carte da loro lavoro, cioè neanche sanno a volte che famiglia abbiamo lì in Moldova o quanti figli. E poi soprattutto perché lo fanno queste mamme così servizievoli, così a fronte di famiglia che è rimasta lì e a fronte di persone che accudiamo qua? Perché hanno bisogno di amore, perché a loro chi pensa? Io concludo con questa domanda: chi pensa a queste donne che hanno portato qua le braccia, perché Italia chiedeva le braccia ma sono arrivate le persone, infine, grazie.